e avrete uno scatolone dietro grande dove buzzare. Lei fa il finale, guarda come brava. L'aria è meravigliosa. Infatti. Non mi prendere l'aria perché qualcuno potrebbe rimanere scioccato dalla mia bellezza. Dice, non la voglio viola? Oh, che problemi c'è? Si gira. Si fa piano. Quindi. Si cerca, per esempio, qui ora avanzerà un pezzetto. La cosa che dovete fare, Ilaria inquadra, è questa. Siccome è brutta la carta così, si piega e si tira però, perché sennò viene mencina. Quindi pigiando con le dita, ora poi vi farò vedere, si preme. Si mette il nostro bollone, si piega cercando sempre di non far avanzare niente. Qui si piega. E ci siamo. Qui si taglia naturalmente, perché non vi preoccupate di buttare via la carta, perché fortunatamente non è che siamo spendaccioni, ma siccome non c'è il tempo di dire lo ritaglio, si fischia, tanto la carta arriva. Si ripiega. Il colore nostro è questo, sì. Ecco fatto. Nastri ci sono di due tipi, viola o grigio. Generalmente se è per un maschietto si usa il grigio, se è una femmina si usa il viola. Ilaria, sotto, sopra, crocio, perché il pacchetto non si fa più come una volta si gira. Sotto, se no poi rimane che si rischia di sciogliere la roba. Mi sono già persa. Ti sei già persa? Sì. Mi devo concentrare, poi imparo, Però guarda, si passa sotto, facendo questo gesto si tira da solo, ci mettete il dito, si chiude. Ci sono questi bigliettini, sono i nostri biglietti di auguri, non ne abbiamo altri, nel senso non siamo una cartoleria, quindi questo è quello base. Si mette, poi la signora ci scriverà a casa quello che gli pare. Se ha tanti pacchetti gli dice, signora ci scriva già il nome che così è più sicura. Via via che si chiude. Fiocco. Le punte, vi giuro che poi taglieranno meglio le forbici, si fanno semplicemente così. Intralisce. Finito. Non si tira niente, se uno dice una furia che muoio, questo si tira. Questo lo so che ti garba tanto. Aspetta, però, signora. Signora, lei c'ha solo questi due o c'è anche questo? No, tutto. È per quello, c'ha tutto. Allora, io ora ve lo fa vedere nella maniera più difficile, poi ve lo fa vedere nella maniera più facile per voi. Ma io sapevo prima perché ho cacciato tanto il barosco. Allora, questa è la maniera più difficile. Idem con patatine fritte, una piega, un'altra piega, piega, bravissima, sotto, deve venire, infatti l'ideale è provare a casa, deve venire il più carino possibile. Qui magari sarebbe troppa la carta, ne taglio un pezzetto. E vi faccio vedere la cosa più semplice in questo caso. Allora, premetto che questa è la più difficile, però qui si può usare questa tranquillamente. Uno potrebbe far così, belle anche bellissime. Io vi fa vedere quella più difficile, anche qui sì. Io vi faccio vedere quella più difficile. Si può fare anche così, nel senso. Anche a quelle che hai tentato lo fanno. Cioè, queste sono le forme peggio che possano esistere. È l'unica, perché poi il calendario dell'avvento nostro era romboidale, ma sono finiti, se Dio vuole un cerchio. Quindi questa è la più difficile. Romboidale però penso che fosse difficile. Sì, ma si metteva in un sacchetto. Allora, stessa cosa. Si inserisce. Signora, gli ci ho messo i bigliettini, poi li scrive lei, con calma a casa. Questa è la cosa più semplice del mondo per il tiro.
perché vi rimanga, se volete che non vada a giro il nastro, fate così e si blocca, ok? Poi ora io li fo un po' più veloci, sennò quella signora ci manda a quel paese, voi seguite un secondino e poi vi fo vedere che per voi sarà più semplice, perché non avendo molto tempo a Natale bisogna correre un po' e ci siamo premuniti di tutti i sacchetti possibili e immaginabili, quindi farete molto prima. Ma secondo lei in due? Secondo te, grazie. Secondo te, scusa, in due ci basta? Sempre, sono sempre stato in due, sì. Sì, poi ragazzi, quando bisogna, partiamo da questo presupposto, che quando uno va a fare regali a Natale ci vuole pazienza, perché non è che la gente che si diverte, non si può pretendere di arrivare, e fare subito via, arrivo senza fila e me ne vado. Se una furia prende la carta e se li fa a casa. O va nel banchino libero. O va nel banchino del banchino libero. Che li lasciano. Allora, premetto che noi per legge non possiamo dire di lasciarvi un'offerta. Non possiamo. Assolutamente no, possiamo dire di venire lì a che c'è la Onlus e vi diranno loro cosa poi, ecco. Sì, poi ci pensate voi, cioè noi vi lasciamo lì, ma per legge non possiamo. No, arrivano quelle nuove che saranno praticamente con un nastro così, vuol dire che sono quelle che ci dovete tagliare solo carta e nastro, perché tagliano tantissimo. Le altre si tengono per tagliarci tutto il possibile immaginabile, anche per arricciare il nastro. Se uno vi dice mi dà 20 di questi che a casa no, devo fare pacchetti, no, no, signora, c'è la cartoleria qua. Allora la cosa importante, non vi mettete mai in contrasto con i clienti, mai. Se uno vi dice a me questo pacchetto non mi garba, signora guardi, si rifà, non si preoccupa, pure la carta, si rifà, non c'è problema, ma non mettetevi mai in contrasto. Ci mancherebbe. Perché purtroppo ci vuole tanta pazienza. Buon Natale tutti nervosi, noi compresi, sicché che sanno furia. Se piove poi addio, quindi bisogna sempre essere più. No, ma c'è un motivo, perché vede è brutta questa, si vede è una mandata che non è bella. La parte bianca, a volte c'è di quelle che sono belle, ma. Lo puoi fare anche ora, ve ne fa vedere uno piegato diversamente. Rimane dentro un po' come un figlio. Ora vi fa vedere però come si può fare più veloce, nel senso se uno è molto veloce, no, però c'è un sistema che si fa ancora più veloce. Francesco, ma te si metti come mascotte sul banco? Sì, che ne dici? È propadato perché mi dà tutti, quindi anche quindi assolutamente no. Signora, vuole lasciare un'offerta? No, signora, lo guardi. Sicura? E lui che fa? Certo. Signora, sicura? Diritta al cuore. Per questo c'è un buon carattere, ci può essere di più. Però sempre stato, vero Elisa? Poi se ne è accorto subito e si parlava di questo. Quegli occhioni. Amore. No, è bellissimo. Come tu sei? A lui basta dargli un po' di udienza e ha ragione. Ha voglia. Ok. Allora, questo. No, questi no, tranne questi che vi ho detto, Flore e Chanel, il resto non hanno niente, il resto hanno le nostre carte. Senti, io posso venire venerdì a portarti il materiale, così sabato, per quello, se vengo guardate venerdì. Guardate come si può fare, io me lo piego, bravi, facevo così, di là. E lo tiro e sono pronta. Esatto, ok. Quindi anche così si può fare. Si può fare tranquillamente. È ancora più veloce. L'importante è che non si veda la fine della carta. Che qui non sbuzzi la carta in abbondanza e che sia più tirata possibile. Anche nel tagliare la carta io ho difficoltà. Invece sei precisissimo.
Vedi, l'importante è che sia preciso, tirato e non si veda la carta brutta. Qui cambio il nastro perché questo è da donna. Era il prodotto, era un profumo, era un profumo. Da uomo no. Vabbè. Oh. Chi è questo? Sì. Signora, ho finito, sì. Mi ha fatto da cavia, è stata bravissima, sì, signora. Ha fatto, no, fatto veloce, cioè, non è che, anzi, ci ha fatto vedere. Un po' di dire che sì. Ci facciamo poi l'aria ci manderà il video. Sì, siamo qua. Sì, 10 minuti di video, sì, a scaricarlo. Scaricarlo e tanta roba, tu gliene mando. Posso scrivere i nomi, perché sennò poi mi dimentico, mi sbaglio. Sì, guarda, ah, la bustina. Poi la mamma. Inserisco. Ok. Bevo. Chiudo. Due sistemi. Uno più complicato. Io ve lo fa vedere prima quello più veloce. Sì. Che fo? Prendo il nastro. La vedo dura. Ciao. Arrivederci. Arrivederci, signora. Arrivederci. Grazie, signora. Chiudo. Ah, questo è tipo a caramella. Come il pacchettone di Babbo Natale, ok? O così. Metto il solito bigliettino. Amore. Tiro. Bollino. Metto il bollino. Arrivederci e grazie. Più veloce della luce e facilissimo. Altro modo, oppure... Questo tutto ciò che non riuscite a... perché questo, anche se il pacchetto è così, non ce ne frega niente. Altra cosa che invece c'è, altro sistema, eventualmente se dentro c'è una cosa quadrata, vabbè, si può fare anche con questa, però insomma... Sì, questo si è fatto anche l'anno scorso. Sì, il ventaglino... Anche questo sì. Lo chiudo. Io facevo tutti questi. Si attacca il... Questo è bellissimo. Uguale, bollino e si può fare anche così. Se ci si fa a chiuderlo, si chiude anche col bollino qui, a bottetta. Altrimenti si lascia così. Questo sono le sempre col biglietti. Sempre col biglietti. A quelli ci si può mettere anche questi volendo. Qui ora arriva anche a quello. Ma quelle palle di Natale bellene. Si leva il pezzo, si agisce meglio. Arrivederci signora, grazie a lei. Arrivederci. Si mette il bollino che è più grosso. Ora lo sta così, non lo spreco. Ma ci metto una meravigliosa coccata, ecco, arrivederci. Se dice, se dice, ma io dove l'attacco il bigliettino? Facilissimo. Lo spillo, tinte, grande. E ci metto sopra questa. Certo, non, si vede. Non si vede. Guarda, e la signora va via a casa, poi ci si mette quello che gli fa. Sì, ok? Sì. Ci sono due misure, così ecco. E... così che c'entra veramente tanto, c'entra, ho furia, ho una furia e brucio, non so, non ho tempo da aspettare. Prendo il pacchetto classico, sì. Lo butto dentro, lo chiudo, cosa? Arrivederci signora. Perfetto. Ho una furia e brucio. Senza carta velina, senza carta velina se ha furia. Se non ha furia, perché se vi dico tutte le cose che ci dice la nostra azienda vi prenderebbe male, perché questa è una velina, l'abbiamo tagliata, poi c'è anche grande, che andrebbe vaporizzata con la fragranza che ha scelto la cliente, messa dentro e il profumo. Ma dove c'è tempo a ora? Ora non c'è, ma cioè bisognerebbe andare a cercare il profumo. Bravissima, bisognerebbe andare quello giusto. Si fa ora perché sa tempo, ma a Natale non si fa. Ma cosa c'è di soluzione? Vedo che questo profumo qui lo conosco, oppure dice la signora Loro, cioè, mi piace farlo un pochino più particolare. Questo è un corsage che comunque trattiene il profumo. Prendo il profumo, lo vaporizzo, così bello. Da lontano. Mi prendo, lo so che è rosso, non ci sta neanche a morire, però non è proprio bruttissimo. Fa la stessa cosa, invece di inserire la coccarda, metto questo, lo spillo e la signora ha questo profumo.
E questo profumo qui? Dai, il profumo va te lo cercato. Il profumo lì. Teoria va cercato. Ah, questo qui è per peccatoli. Sì, perché se uno per esempio dice come omaggino gli posso dare anche quello vaporizzato. Ah, ok. Una signora che è andata via ora l'ha preso uno, dice perché quando ha parecchio lo mette tipo un bicchiere alla mattina. Stesso discorso, se usate la carta normale si può fare anche questa cosa. Ora questa è brutta di carta, ma ci dovrebbe essere bianca, bellina, un rotolo bianco normale. Se per esempio io vi prendo, ora questa è da uomo, ma per farvi vedere la misura, io prendo questa, me lo fo dalla parte bianca a quel punto per forza, rimetto il famoso bollino, sì. Ok? Mi taglio la carta, ora poi vi fo vedere quello che non dovete fare. Brava. Perché purtroppo negli anni passati è successo e abbiamo avuto lamentele su super lamentele. Ok, no, in questo caso se uso il viola è un po' bruttino di nastro, potete fare così, ora non lo spreco, cioè lo fo lente, poi lo dispo. Fate sempre il solito fiocco, ok? Dopodiché questo lo mettete così, ok? Lo legate, ci rimettete il solito bigliettino viola. E la signora va via con il pacchettino in questo modo. Mi fai vedere come l'hai messo, per favore? L'ho messo semplicemente appoggiato. Non lo stacco perché tanto poi lo riutilizzo. Fai così te. Sì. Ok? Quindi ti chiudi il tuo pacchetto che non si muove di lì. Il bigliettino ce l'hai messo. Il bigliettino tu lo infili. Sì. Dopodiché, quando tu hai infilato il bigliettino, prima di fare il fiocchino, sì. Ok? Ce lo leghi. Semplicemente legato. No, perché lei poi a casa se lo può riutilizzare come vuole. Senza disfare il pacchetto. Okay. Lo leggo nel mezzo. E quindi ci fa il fiocchino. Perfetto. Pronto. Oppure prima l'ha infilato. Oppure se non volete fare il fiocchino, c'è questo, basta tagliare i due lastrini così, forse è troppo. Capito? A quel punto tanto è questo che rende l'idea.